Parlando quindi di quello che dovremmo fare, di quello che ci viene detto di fare o che la nostra interpretazione ci vorrebbe insomma far giocare, ecco. Quindi parlando proprio del ruolo del sassofonista, essendo il sassofono uno strumento moderno e quindi oggetto a diversi stili, diverse interpretazioni, diversi generi. Cosa pensi che noi dovremmo fare? Quale sarebbe il nostro ruolo? L'ho detto prima, secondo me sarà importante dare. Parlo dell'ambito, voglio dire, al quale noi ci rapportiamo, non parlo del jazz. Sarà importante cercare di ampliare il repertorio. Voi giovani dovreste, secondo me, avere questa volontà, questa determinazione nello stimolare i compositori a scrivere per lo strumento in maniera più vera, cercando di fargli comprendere le qualità dello strumento e collaborando con gli stessi compositori per avere un repertorio più vero, più nostro. Che un po' il problema del sassofono è stato questo, insomma, lo sappiamo benissimo, che no, la mancanza di partiture di un certo peso specifico, che poi è relativa anche alla mancanza di sassofonisti di un certo prestigio, di un certo peso artistico agli inizi del Novecento, sto parlando in Europa ovviamente, no? E nonché appunto lo strumento si era consolidato ormai in ambiti diversi da quello classico, come no, extracolti, se vogliamo, nel jazz, oltreoceano, oppure nelle bande qua in Europa. Quindi, voglio dire, è stato un po', come dire, un mix che ha portato poi al suo oblio fino, se vogliamo, una piccola rinascita, quando poi Marcel Mule, insomma, ha ripreso la cattedra al Conservatorio di Parigi dagli anni 40, insomma. E niente, insomma, voi avete la possibilità, veramente siete avvantaggiati perché lo strumento adesso ha un pochettino, voglio dire, non è più considerato un fratello povero rispetto agli altri strumenti a fiato. Una volta io quando ho cominciato mi veniva detto: ma cosa fai col sassofono? Non vai da nessuna parte, non suonerai mai in orchestra perché il sassofono in orchestra non c'è quasi mai. Però alla fine a me non mi importava, perché a me importava suonare con gli amici, voglio dire divertirmi, poi l'orchestra non è che mi interessasse più di tanto. Però oggi veramente si è ribaltato il suo stato. Mi viene in mente Piras, Marcello Piras, che è un musicologo che diceva: è come un mendicante che ha vinto la lotteria e da fratello povero è diventato ricco. Anzi, io lo vedo anche nei conservatori, non so, ultimamente, non so. Mi sono gratificato, ma diversi miei allievi stanno vincendo dei concorsi importanti, un po' anche perché suonato in una certa maniera, il sassofono veramente ha un appeal incredibile rispetto ad altri strumenti a fiato. Io, insomma, ha sempre avuto un'arma a doppio taglio, anche quando ero giovane io facevo i concorsi, o lo si boicottava a priori, oppure aveva questa luce così che sorprendente, suonato in una certa maniera, che comunque era accattivante. E come dire, ti dà un vantaggio rispetto ad altri strumenti. Certo. Quindi possiamo dire che con il tempo si è uscito da questa sorta di complesso di inferiorità. Ma io direi proprio di sì. Io non mi sono mai sentito complessato neanche quando ho cominciato, dico la verità. Però detto questo, sì, effettivamente a tutti gli effetti così. Tanto comunque il repertorio che si fa in orchestra lo sappiamo benissimo, soprattutto nei grandi teatri di tradizione, è sempre quello. No? Su 20 concerti, 20, 15 sono per violino e pianoforte, poi il resto c'è qualche autore del Novecento, eccetera. Se no, voglio dire, si va sul sicuro, c'è poca voglia di rischiare. Mentre il sassofono, appunto, per i giovani ha una possibilità, forse anche per questi i giovani lo hanno adottato come loro voce, no? Perché lo sentono più contemporaneo, più vicino a loro.